Paola Bradamante. Paola Bradamante è un'artista informale, come potete notare, ed è un'artista che crea un'informalità materica, gioca con le dimensioni e con gli elementi, come potete notare in quest'opera, ma soprattutto in altre che vedrete in ambientazioni virtuali. E Paola Bradamante ama trattare proprio degli elementi naturali come l'acqua, come il vento, e nelle sue opere sembra di essere trasportati nel blu del cielo infinito, sembra di essere trascinati da folate di vento fortissime. In quest'opera vedete come la matericità di questo colore vivacissimo, questo arancione, che va a tagliare diagonalmente uno sfondo più rilassato, più omogeneo, più tendente a una cromia di blu che sfocia nel grigio, quindi una sorta di meditazione quasi cupa, quasi malinconica. Ma questa vivacità cromatica che taglia in diagonale quest'opera, spezza dunque la meditazione malinconica di cui accennavo, crea una barriera che può essere metaforicamente, può rappresentare sia un ostacolo da superare, come a qualunque persona può capitare in vita, ma anche invece una barriera difensiva o comunque una frazione che va a creare una netta dicotomia tra ciò che sta da un lato e ciò che c'è da un altro, tra quello che c'è sotto e sopra, tra l'aspetto mortale, terrestre, terreno e quello aurico, celestiale, del cielo. Un artista quindi che è capace di giocare con gli elementi e riesce a ricostruire mondi e metafore del vivere con una gradevolezza cromatica notevole e con una tecnica squisita e raffinata con cui rappresenta e filosofa un tempo in cui filosofare è difficile ai più e è persino visto come quasi un oltraggio. Oggi porsi domande sembra quasi un problema in Italia, chi si pone domande sembra una persona naif, mentre il porsi domande è l'estrema sintesi, la più grande manifestazione dell'intelligenza. Paola Bradamante, oltre ad essere un'artista raffinata, un'artista gradevole, è sicuramente una filosofa ed è sicuramente un'artista molto intelligente. Paola Bradamante.